Guida Sicura con Gruppo Scuole Guida Bellunesi. Bentornati con Gruppo Scuole Guida Bellunesi. Alessandro, siamo in Viale Europa e ci stiamo dirigendo verso la Rotonda della Cerva. Che cosa dobbiamo osservare in questo tratto di strada? Sì, allora andiamo innanzitutto a capire un attimo come funziona il posizionamento dei veicoli in carreggiata e come si vanno ad affrontare correttamente le rotatorie. Allora diventa importante innanzitutto controllare come prima cosa la segnaletica che andiamo a trovare in avvicinamento alla rotatoria, perché già quella ci può fornire delle grosse indicazioni su come si andrà poi a svolgere il comportamento e la circolazione all'interno della rotatoria. Qui abbiamo un segnale di preavviso che ci avvisa come è fatta la rotatoria, tutte le eventuali direzioni che si possono intraprendere, e poi in base a questo noi riusciamo già ad arrivare pronti per capire se non altro dove dovremmo andare a uscire o come andare a comportarci. È già un primo inizio. È possibile poi trovare in avvicinamento alla rotatoria, nel caso in cui non ci si metta in una singola corsia ma in più di una corsia, dei segnali di preselezione che in questo caso qui ci diranno in quale corsia andare a disporci per eventualmente raggiungere una determinata località o il posto che vogliamo andare a raggiungere, come abbiamo uno anche qui che ci spiega che a sinistra si va verso Agordo e la corsia di destra verso il centro o verso Ponte nelle Alpi. Noi adesso procederemo verso Ponte nelle Alpi, quindi avendo già acquisito l'indicazione da parte della segnaletica ci manterremo correttamente sulla corsia destra per andare a procedere dritti. In questo caso qui diventa importante, noi avendo già controllato, avendo due corsie a disposizione, intanto dare correttamente la precedenza ai veicoli che sopraggiungono da sinistra e poi in fase di svolta comunque concedere a chi è interno lo spazio per poter girare. Ci teniamo quindi esterni, segnaliamo sempre con la freccia destra e ci portiamo fuori nella nostra uscita. Nulla di così impossibile. Un po' di pazienza in ingresso, che non fa mai male, e dopo una buona percorrenza, morbida e correttamente segnalata. Guida Sicura con Gruppo Scuole Guida Bellunesi.